Favorevoli. Novità ad Albanella sulle tariffe TARI, approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento che, oltre a recepire le modifiche introdotte dalla normativa nazionale, ha previsto l'esenzione totale dal pagamento per quelle famiglie che hanno al loro interno persone assistite in maniera permanente dal Comune e per quelle famiglie che hanno un ISEE pari a zero. Sul fronte delle tariffe 2021 invece un incremento di 10 centesimi a metro quadro per coprire un costo complessivo di 775.000 euro, così come relazionato dal sindaco Enzo Baggini. Agevolazioni per aziende e famiglie utilizzando i fondi messi a disposizione dal fondone Covid e dal decreto sostegni bis. L'amministrazione comunale sta impegnando la somma di 150.000 euro circa per finanziare queste agevolazioni nella misura di 74.000 euro per quanto riguarda le attività economiche che avranno ridotto già direttamente in bolletta il costo della TARI nella misura percentuale del 28% e altri 77.000 euro vengono impegnati per quanto riguarda le agevolazioni alle famiglie. Noi riteniamo che l'impegno di 77.000 euro possa corrispondere al costo dell'esenzione totale per nuclei familiari che hanno un reddito, la residente ovviamente ad Albanella, e che hanno un reddito un reddito ISEE fino ad 8.000 euro. Mentre per le utenze non domestiche l'agevolazione avviene direttamente in bolletta e senza alcuna necessità di istanza, per le utenze domestiche, non avendo ovviamente i dati reddituali immediatamente disponibili, insieme con la bolletta della spazzatura arriverà nella stessa lettera un avviso dove si spiegano le condizioni per poter accedere all'agevolazione e se entro 30 giorni arriveranno la documentazione necessaria verrà riemesso un nuovo ruolo tenendo ovviamente conto di quelle che sono le disponibilità economiche. Dai calcoli che sono stati effettuati dall'ufficio finanziario, questa somma dovrebbe essere sufficiente praticamente ad annullare la tariffa TARI per l'anno 2021 a circa 700 nuclei familiari. Se dovessero arrivare più domande, perché magari le condizioni economiche sono tali da aver provocato un incremento di queste fasce particolarmente disagiate, ovviamente l'importo della riduzione sarà proporzionale al numero delle domande pervenute e della disponibilità dei fondi in bilancio. Il Consiglio Comunale, al quale non ha partecipato la minoranza, si è aperto con la dichiarazione di indipendenza del Presidente del Consiglio Comunale Dino Verrone, che di fatto esce dalla maggioranza. Un atto forte a suo dire e come conseguenza all'immobilismo degli ultimi 2 anni. Questo è un atto politico forte da parte di chi ci ha creduto tanto e per tanto tempo, ma rappresenta anche bene lo stato d'animo della maggioranza cittadina, che ora non ha più alcuna ragione per crederli in noi. Sarò felice di essere smentito dai fatti. Per fare i fatti però si deve avere la capacità, il coraggio e la determinazione nel riprendere il percorso di dialogo con la nostra comunità e la lealtà di recuperare quelli che erano i valori sanciti nel nostro programma elettorale. Vedete, cari consiglieri, io credo che la lealtà è un debito ed è il più sacro dei debiti, ma è più sacro verso noi stessi che verso gli altri. Firmato Dino Verrone.